no. Stavo aspettando un vecchio amico, vuol vedere se è già qui Pasquale Pasqua. Grazie, è un tipo simpatico Pasquale, vuole fargli un salutino. No signore. Come? Sono qui arrivi stamattina e nessuno che si chiami Pasqua. Imbecille. Prego. Ma non a lei, al mio amico Pasquale. Sarà meglio che vi telefoni, eh? E se vuole può usare questo telefono. No, no, grazie, faccio col cellulare. Signora Dimitri, il mio comportamento di poco fa... Chiamami pure signora Natale, mi spiegherai tutto in camera, Mario. Non vuole pensarci meglio prima di... Ma non so perché faccio. Meno male che almeno uno dei due lo sa. Sono via. Sai che faccio adesso? Vado alla boutique dell'albergo e compro una stupenda camicia da notte sexy tutta per te, Mario. No, non le metto mai. Cioè, non si disturbi, Farò prestissimo, Mario. È molto lieta di averla incontrata, dottor Natale. E si diverta qui a Roma, mi raccomando. Aspetti, ho un orribile presentimento. Qualcosa non va, signor De Niro e signor Natale? Tutto olio come il liscio. Tutto. Beh. Grazie. Andare in camera? Sì, se viene mia moglie lei... La faccio accompagnare? No, non si inoccupi, lei non vuole essere accompagnata. Lei non è tipa che si ferma a salutare e cose del genere. Lei dritta qui, dritta su, dritta a letto. È molto... Ma solo con me, No, gli altri uomini non le piacciono. Gli altri è una misantropa. Si mette di me, è pazza quella donna, è pazza di me. Cosa c'è? Volevo cambiare la stanza. Ma se non l'ha ancora vista? Lo so, è per via del numero. Cos'ha che non va il numero? È 650. Esatto, 650. E la 650 è vicino alla 648, vero? La stanza di fronte. Ecco, è troppo vicino a lui, non è possibile. Vicino a chi? Al signor Dimitri. Lei conosce l'onorevole Dimitri? No! No, non lo conosco e non lo voglio conoscere. È un ex socialista, vero? Sì. Ecco, mi rifiuto di stare nella stanza accanto a quella di un ex socialista. Guardi, purtroppo noi non abbiamo altre camere. Quindi, qualunque sia la sua opinione politica, la pregherei di non disturbare l'onorevole Dimitri, almeno fin quando è in questo albergo. Intesi? Bene. Ma dove sei stato? Male! Il numero di Susi è sempre occupato, ma la stanza a me non l'hai fissata. Sì, ma è 650! Beh, è cara, accidenti, ma ne vale la pena, eh? No, il numero è 650, vicino! Va bene, non importa, faremo piano piano, dai! Ma no, dammi retta, Riccardo, la situazione è incasinatissima, dammi retta! Ma sei stato bravissimo! No, invece, no!
tornatene al ministero che è meglio. Io vi dico l'appuntamento con la signora Rolandi. Dammi retta, Riccardo! Tu sei pazzo, vai nella 650 piuttosto e ordina champagne e sandwich al salmone affumicato. No, grazie, mi è passato l'appetito. Ma non per te, cretino! Riccardo, ma tu lo sai in che razza di trappola ti stai ficcando? Sì, e non vedo l'ora. Sei un incosciente, ecco quel che sei, un incosciente. Tutto bene? Oh, sì, benissimo, l'ho trovato finalmente, lui il vecchio amico che aspettavo. Lui? Proprio sì. Proprio no. No. No, noi non ci siamo mai incontrati? Io e te mai incontrati? No, ecco, glielo stavo dicendo poco fa, ecco. Allora lei non è Pasquale Pasqua, mio amico da sempre? No, io sono Natale Natale, da sempre suo nemico. Vero che ve lo dicevo? Sì. Non credo ai miei occhi, somiglia spiccicato a Pasquale Pasqua. Veramente, eh? Identico, due gocce d'acqua. E ha detto Natale Natale? Sì, Natale Natale. E come dicevo al direttore, un Natale non può stare porta a porta con un Dimitri. Pare che ce l'abbia con i socialisti. Ma in Italia non è il solo. Ma si ricrederà. Lieto di aver fatto due chiacchiere con lei, signore. Sì. E a presto, spero. Sì. Comunque. Sto da dire. Identico a Pasquale. Se dovesse disturbarla ancora mi chiami, farò intervenire il servizio di sicurezza. La ringrazio, adesso vado a fare la telefonata, eh? Ah! Dimenticavo! Cosa? È un particolare. Quale? Che riguarda me. Io sono un medico. Io medico, io medico, medico generico, MG, ricorda? MG, guardi, le iniziali sulla valigetta, medico generico, il miglior generico di Roccia, ecco! Dimenticavo, credo che qualcuno dovrebbe ricordarsi di parlare di me con qualcun altro. È Pasqua, non è Natale, non è Pasqua! Pasqua non è venuto, Natale è venuto, Natale è qua, Pasqua non verrà, giusto? Chiaro? Natale è qua, Pasqua non verrà. E mi dia tempo per pensare a una soluzione al suo caso, ma le dico sin d'ora che la diagnosi è disperata, la scienza è impotente. Sesto piano. Oh, Natalia, Natalia, ce la farai a saltare il fosso? Sì, sì, sì! Oh. Che impaziente! Pronto? E parlo con la direzione? Eh sì, sono la signora Dimitri, appartamento 648. Senta, stavo parlando con uno dei vostri clienti, il dottor Natale. Potrebbe darmi il numero della sua stanza? Sa, io ho un problema e lui ha la cura adatta. Oh, grazie. Oh, baciami. Bacia tutta la mia pelle. Na 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 na. Scusami! Che c'è? Tengo da cambiare asciugamano super bagnero. Ah sì, prego!
Ah, sì, mi dica! Ah, bene! Ah, 650! 650! Ma è la stanza di fronte alla 648, vero? No, nessun problema!